Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo e oggi decimo appuntamento con la nostra Master League, signori, con la nostra Roma, in cui stiamo un attimino aggiustando il tiro. Le ultime prestazioni sono state abbastanza buone. Vediamo se riusciamo a continuare su questa via. Signori, prima di partire dal video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti. Signori, io ho bisogno del vostro aiuto per riuscire a raggiungere questo traguardo. Allora, procediamo al prossimo incontro. Sì, non perdiamo tempo. Ricordiamo che siamo diventati poverissimi perché abbiamo acquistato Babangida, che sta dando le sue belle prestazioni, ma siamo poveri. Quindi dobbiamo un attimino cercare di vincere qualche partita per riuscire ad cambiare definitivamente la rotta. Allora, mi è stato suggerito di mandare in tribuna Bolatta, e lo faremo subito, di mettere dentro Jürgens, e poi non ricordo sinceramente quali altri suggerimenti mi sono stati dati. Quindi va bene, per ora non facciamo altri danni, signori. Di sicuro Babangida in campo, Babangida in campo al posto di sì, di Ximenes, anche se mi è stato detto che Ximenes è un grande, c'ha dribbling 18. Quasi quasi Espimas Oximenes, no, lo mettiamo al posto di Ximenes. Sì, Espimas è più resistenza, velocità, potenza. Sì. Quindi confermiamo la sostituzione di Espimas. Cellini è completamente giù di morale. Matt sta un po' meglio. No, Matt è ancora meglio. Quindi peggio per peggio, preferisco giocare con quello che mi dà più sicurezza. Abbiamo una squadra che non è per niente contenta di scendere in campo, ma noi ce ne freghiamo e li facciamo scendere in campo lo stesso, signori. Andiamo a giocare contro l'Arsenal. Bene, bene, signori. Vedo una bella sconfitta, proprio anche perché da qualche giorno che non gioco, quindi non ricordo bene bene i tasti, però qualcosa ci inventiamo. Veniamo da un pareggio col Parma che, dico, dovrebbe darci un poco di sicurezza. Mi è stato detto anche che porto troppo il pallone, quindi dovrei un attimino riuscire a evitare di portare troppo il pallone, ma fino a questo momento lo stanno a portare solo loro. Attenzione, gran recupero di palla. Attenzione, Jukes, schierato titolare. Babangida, vediamo se questa volta, se oggi riesce ad avere più libertà di azione. Babangida, subito, Babangida. Allora, siamo riusciti a entrare nella loro area di rigore. Grandissimo Matt, grande Matt, che fa subito capire di che pasta è fatto. Babangida, riparte lui su quella fascia. Babangida, non lo tiene nessuno. Babangida, decide di rientrare. Babangida, rientra ancora. Babangida. No, ho sbagliato tasto. Mannaggia a me, ho sbagliato tasto. Valeri, da dove cazzo l'ha tirato quello? Da casa sua praticamente. Henry, cioè, se si è trovato la palla lì a momenti ci faceva il gol. Il buon caro Henry, dopo mezz'ora che noi stiamo a cercare di segnare con Babangida, che riparte. Attenzione, questa volta cercano di chiuderlo subito. Babangida non si fa intimorire. Babangida si è fatto intimorire. Allora, è anche vero che gioco troppo. Valeri, non devi lasciare libero campo. Porca miseria. Oh, fuori sta cazzola di palla. Che cazzo la fai? Ivanov la voleva portare così lui a spasso. Attenzione. Ricordiamo che l'Arsenal è una delle squadre in testa al campionato, quindi riuscissimo. Attenzione, Babangida, bravissimo, si libera di Petit. Attenzione, no, Petit è quello che c'è adesso. Fa fuori mezza squadra dell'Arsenal. Babangida non uscire dal campo. Babangida. Ho sbagliato tasto, signore. Sì, purtroppo mi confondo. È un mio problema, è un mio grosso problema. Tanto mette, è alto quanto una tic-tac, signori. Ci abbiamo il COC che è alto quanto una tic-tac. Babangida prende un pallone a centrocampo, signori. Babangida, cambio di posizione per Babangida. Babangida. Ne fa fuori mezza squadra. Babangida. Mi poteva dare il rigore, però. Sì, lo so, dovevo tirare. Va bene. Ok, dovevo tirare. Va bene. Matt mio, però dico, sei alto veramente quanto una tic-tac, zio. No, no, non mi piace questo fatto che è riuscito. Ok, grandissimo il recupero di palla. Galla Babangida. Cioè, non è più una serie, cioè, non è più una Master League, è una Babangida League. Cioè, lui gioca da solo contro tutti. Ancora, riparte Babangida. Cioè, non ho bisogno di fare altri acquisti, signori. Mi basta Babangida. Calcio d'angolo, va bene. Cioè, stiamo giocando alla grande, signori. Stiamo giocando alla grande. Babangida riesce
a liberarsi, si crea lo spazio, Babangida ci prova! Mamma mia, come ci ha provato male, babà. Ci ha provato proprio male, mamma mia. Io ci ho mette che alto quando una tic-tac praticamente là dietro. Cioè, il prossimo acquisto dovrebbe essere un COC. No, 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 questo no, questo no, porca miseria. Dico, prendere gol dopo che abbiamo... Mamma mia, Babangida! Mamma mia, Babangida! No, castolo mio! Valeri ha un problema di marcatura. Perché Valeri ce l'hai sempre? Mamma mia, mamma mia. Via, 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 via. Ivanov, grandissimo Ivanov. Calma, calma, respiriamo, respiriamo. Allora, un pareggio con l'Arsenal non mi dispiacerebbe. Ma dopo quello che stiamo a fare, signori, sinceramente, il pareggio mi sta stretto. Non so voi, ma a me il pareggio mi starebbe proprio stretto. Vai, 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 Babangida. Annaggia. Non ha tenuto fisicamente il Babba. Il Bamba non ha tenuto fisicamente, però ora sì, signori, ora sì, ora no. Io che sento intanto tutto questo non ha strusciato un pallone. È anche vero che... No, che brutto fallo, Matt. Meno male che non ha ammonito. Meno male che si è tenuto il si è scordato i cartellini nello spogliatoio l'arbitro, perché questo era un fallo al limite, Iva! Che gol che abbiamo preso, dai. Da Bergkamp, va bene, Arsenal 1, mamma mia, cioè, si è dribblato mezza difesa praticamente, si è dribblato mezza difesa, attenzione, Babangida, riparte lui, riparte ancora Babangida, non lo fermi, il Bamba, e porca miseria però, dai cazzarola, cosa devo fare per farmi dare un fallo, non lo so, dai, dai, recuperiamo una palla lì che sarebbe stata oro, oro colato sarebbe stato sto pallone recuperato lì, dai, così, vale, rivale, riguarda Babangida che riparte. Il nostro tema di squadra è sempre lo stesso. Parla Babangida e Babangida che parte. Attenzione, Babangida, Babangida. No, no. C'avevo lo spazio. No, allora mette lì e non va bene. Mette. No, no, no. Esci, esci. Accidaci Ivanov. Mamma mia. Stiamo per via il 2-0, signori. Il 2-0 sarebbe stato pesante. Il 2-0 sarebbe stato decisamente pesante. Calma, calma, calma. No, Valeri mio, non lo dovevi perdere sto pallone, Valeri mio, hai fatto pure crossà, Valeri, siamo messi male, signori, mi serve un COC, esci, 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 ah, confusione, confusione, signori, a fine primo tempo, confusione, ci siamo, l'1-0 ci ha spezzato un attimo le gambe, ci ha mandato in confusione, abbiamo perso il nostro mood di gioco. Abbiamo perso un attimo il nostro mood di gioco. Va bene, allora Matt là non va bene, ci serve uno alto. Ci serve uno alto là dietro. Impostazione formazione, ce ne serve uno alto. Cambia giocatori. Allora, no, mi serve da prendere qua dietro. Allora, 1,85, 1,90. L'abbiamo trovato subito, signori. Matt quanto è alto? 1,74. Ma di che stiamo a parlare? Cioè, dobbiamo conquistare quello so che lui è un difensore centrale, non è proprio il suo ruolo, però non fa niente. Jorga decide di andare lui, Jorga si fa buttare a terra come un birillo in una partita di bowling. Va bene, doveva anche cambiare di posto Babangida e metterlo da questa parte. Aia, tino, oh, mamma mia, grandissimo Valeri, va bene così, calma, Espimas, calma. Ci stiamo chiudendo, ci va bene, rimessa laterale, formazione, cambia, dobbiamo cambiare Babangida con Espimas, va bene. Ok, sì, mi piace averlo qua vicino, non riesco a farlo partire se gioca da quel lato. No, dai, che cazzarola però, dai, mannaggia a voi, a chi non ve lo dice pure, Valeri, va bene Valeri. Lui non riesce a mettere a terra, attenzione agli Jumberg. Perché non si è andato sul pallone? No, vabbè, dai, però non possiamo prendere sti gol, signori. Perché non è andato sul pallone, ma se n'è andato a fragole? Mamma mia, da solo davanti l'aria. Da solo a porta vuota, no? Da solo davanti l'aria, da solo a porta vuota. E niente, l'Arsenal è troppo forte, signori. L'Arsenal è più forte decisamente di noi. Niente da fare, niente da fare. Il Bamba ci ha provato in più occasioni, abbiamo avuto un buon primo tempo in cui non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che
L'Arsenal ci aveva regalato, signori. Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che l'Arsenal ci aveva regalato. Quindi, quando sbagli troppo con queste partite, è normale che poi loro ti puniscono. Attenzione, Miranda, 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 Jürgens, 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 tiene il pallone, ma poi fa una frittata colossale. Calma, calma, dove sta Babangida? Bamba, che cazzo non la fai lì? Bamba! Mamma mia. Mamma mia, signori. Niente, siamo andati in confusione. Eravamo esaltati dalla buona azione del primo tempo. L'1-0 ci ha tagliato le gambe. Il 2-0 ci ha completamente messo fuori partita, senza possibilità di... Oh, palla finalmente che riesce a tornare a Babangida, che decide di partire su quella fascia. Ce la fa, si ricorda che lui è un giocatore che deve correre. Babangida parte, parte Babangida, parte Babangida che prova il tiro così. Inutile, oserei dire. Sfogo di rabbia di Babangida, che non riesce. Oh, attenzione, abbiamo trovato finalmente un COC che potrebbe fare il suo lavoro. Forse ce l'abbiamo fatta. Dai, che così. Siamo al 22esimo, partita oramai irrecuperabile, però quantomeno possiamo sperare di fare il gol bandiera. Potremmo anche riuscirci. Babangida ne fa fuori 3. Ora ditemi com'è possibile che questo ne faccia fuori 3. Babangida ci prova, ci prova. No, Castello, cosa ha sbagliato? Vabbè, secondo me c'era fallo, signori. Non è che c'era un fallo grosso quanto una casa, però va bene, non siamo qui a. Siamo qui a perdere, quindi non possiamo pretendere niente, signori. Quando perdi devi stare solo zitto, tipo... Quando perdi devi solo stare zitto. E noi dobbiamo stare zitti, signori, perché è una sconfitta contro l'Arsenal che ci sta. Attenzione, non sto dicendo niente. Babangida riparte ancora lui, il Bamba non ci sta, il Bamba non ci sta, il Bamba non ci sta. Perché l'hai data troppo così al centro, dico io? C'avevi il compagno vicino, c'avevi il compagno vicino, mannaggia, perché l'hai data così tanto al centro? Non si sa, non si sa. Bamba mia, fai ste cretinate che veramente dico, ma... Bamba, attenzione, bamba, 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 bamba. Sì, tanto oramai è persa, sto cercando magari qualche altra soluzione che magari ci può aiutare nelle prossime partite. Ma non ne vedo. Di Palesi, Babangida! Che gol di esterno! Mamma mia, sì, nemmeno festeggia, si prende il pallone e se ne va. Non festeggia nemmeno. La rabbia di Babangida, grandissimo esterno destro. Porca miseria, al 34esimo. Grande, 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 grande gesto di stizza di Babangida, che manda via le critiche, manda via le critiche. Ora mi dici tu. Boh, non riusciamo a levare il pallone, va bene. E va bene, e va bene, e va bene. Petit, biondo francese dal codino lungo. Va bene, rimessa dal fondo. 37esimo. Ma dai, ma non era un'azione da poter valutare un gol, dai. Attenzione, ancora palla a Babangida. Babangida, 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 Babangida. Questa volta il difensore riesce a tenerlo, ma lui si infila. Babangida si infila, Babangida entra in area. Dovevo tirare prima, mannaggia. Dovevo tirare prima. No, falli il fallo, mannaggia a te a chi non te lo dice pure. Guarda, guarda, guardalo, guardalo, guardalo. Ma chi? Mannaggia tua sorellina, quella piccola, però, quella piccola, non quella grande. Quella piccola che forse non hai. Allora, aspetta, 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 fermalo, fermalo. Bravissimo così, dai, ripartiamo, Babangida, 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 fa fuori mezza squadra, Babangida, 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 Babangida. Perché non ho tirato? Mannaggia a me, perché non tiro? Perché cazzarola non tiro? Porca paletta ambriaca, Babangida, Babangida ancora, tutta sull'esterno, Babangida per Huygens. Attenzione, attenzione, l'azione è buona. Rimessa, no. C'era Castello solo, non l'ho visto. Ai 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 ai, annaggia, signori, non finisce 2-1. La Roma perde contro l'Arsenal 2-1, ma una buona prestazione, signori.
una buona prestazione, non mi posso lamentare, non mi posso lamentare. Abbiamo perso 2-1, che pesante, pesante. Vorlanger sarà il nostro titolare, doppietta di Bergkamp. E vabbè, dai signori, l'Arsenal è ancora troppo forte rispetto a noi, però il primo tempo l'avevamo giocato bene, trovavamo un gol nel primo tempo, secondo me, riuscivamo a fare qualcosa di diverso, ma così non è andata. Rimaniamo penultimi a quota 8 punti, l'Ajax è sopra di noi di un solo punticino, la Fiorentina se n'è andata praticamente, siamo oramai molto distanti dalle posizioni che contano, però non demordiamo signori. Il campionato ancora è ancora lungo. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!